insieme a Gian Giacomo William della Fashion Week, e adesso arriverà anche Igor Glova della Galleria Porta di Kiev, con la quale è nato un po' il tutto. Ringrazio il sindaco di Castiglione, l'assessore alla cultura, il presidente della Proloco, che sono qui questa sera, Riccardo, così vi saluto a tutti e poi via via velocemente tutti gli altri. Bene, grazie di nuovo e buonasera a tutti. Questa sera è una serata un po' particolare, perché abbiamo un insieme di un connubio, se vogliamo, tra arte, moda, ma anche una unione virtuale tra due città, quella di Castiglione e quella di Chiasso, che potrebbero effettivamente realizzare un qualche cosa, un momento di incontro tra due, se vogliamo, culture diverse, ma che potrebbero trovare un punto di incontro appunto mediante l'arte e la cultura. Ma io vorrei adesso avere qui il sindaco Castiglione e l'assessore, la signoretta di Chiasso, qui con noi, perché io credo molto a questi momenti di incontro e per quelle poche cose che possiamo fare noi, siete qui in un magazzino, in un radio, non siete in un museo, in un castello o in un luogo plasticoso, è un semplice magazzino. Però il messaggio che intendiamo dare è proprio questo: noi qui custodiamo opere d'arte anche di una grande importanza, ma vogliamo dar modo di rendere vive queste opere, di poterle esporre, di poterle mostrare al pubblico. E questo penso che sia quello che al giorno d'oggi si debba fare. L'arte deve essere goduta da tutti, non deve essere custodita in cartine, in cadeau, inaccessibili. A tutti ho il piacere di porgervi il più cordiale benvenuto a Chiasso da parte di tutto il municipio. Siamo molto onorati di poter ospitare un artista così importante. Il ringraziamento principale va al signor Fofi, che per noi è stato un regalo poter ospitare sul nostro territorio questa realtà bellissima che lui ha creato. Speriamo che diventi sempre più importante e soprattutto più conosciuta, sperando che il signor Fuochi abbia il tempo e l'opportunità di rendercela più nota, perché sicuramente merita. E cosa dire, per questa serata vi auguro un buon divertimento. Ho sentito che a 30 ce n'è un'altra, mi riserverò la data, quindi sarò felicissima di vedervi qui e probabilmente saremo più persone, visto che ci penserò già solo io a fare un po' di pubblicità locale. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Fuochi degli elogi che ha fatto al nostro comune e al nostro museo civico Palazzo Branda Castiglioni, quindi io rinnovo l'invito poi a tornare a scoprirlo. Ringrazio, è stato un piacere questa sera conoscere il vice sindaco e quindi spero che inizi da oggi una proficua collaborazione con il comune di Chiasso dal punto di vista culturale e non solo, ci saranno diverse possibilità, mi auguro, in futuro di collaborare. Ringrazio chiaramente Ozzana, il maestro Ivan Tureschi,
il gallerista, sono stati i nostri ospiti a settembre e come diceva il dottor Pochi è stata una bellissima serata all'interno del nostro museo civico. Invito Castiglione Olona, siamo, come diceva il mio sindaco, a 20 minuti, quindi siamo veramente a 20 km, siamo mezz'ora, siamo veramente vicini. E stiamo cercando appunto ogni fine settimana di organizzare qualche evento per renderlo fruibile. Nonché poi a luglio ci sarà l'evento che anche qui ci rende famosi in tutta Italia, che è il Palio dei Castelli, che è una recuperazione storica con la corsa delle botti per gli adulti e la corsa dei cerchi per i bambini. Quindi io ringrazio tutti per averci invitati questa sera e speriamo di rivederci presto. Grazie e buona serata. Душно, знаєте, італійською мовою, але з однієї сторони мова не стесла, вона зрозуміла для всіх. Тому та мова, яку я володію, говорю в неї, вона доходить до сердечка всіх. Надзвичайно, мені приємно, то, що Крістос переводився після Стемен Далуна, тут в Швейцарії, це надзвичайно для мене є кілька честь. Для художника дуже важливо цей момент, що його відчуває і бачить, коли це має велике значення в майбутній творчості. Тобто оцінка на його твори, що сприйняття їх, це є наслада до роботи. Ci proverò, chiaramente non faccio l'attore, non sono Gasma, ma tenterò di leggervi uno dei versetti dell'Inferno di Dante Alighieri. Ahi quanto di qual è la cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel berser ritrova la bocca, ed una lupa che di tutte brani sembiava corca nella sua magrezza e molte genti fede già vive il grano. Ah, a te conviene tenere altro viaggio, ripropose poi che lacrimar mi vide, se vuoi comprar destro e selvaggio. Cortina che funge innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Dica tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati, per le mie preghi ti chiudo le mani, nel suo profondo vidi che si interna, legato con amore in un volume, ciò che per l'universo si spaghetta. Ma non erano da ciò le proprie penne, se non che la mia mente fu percossa da un fulgore che sua voglia venne. Bellissima sei, veramente. Grazie a voi, grazie a voi.